nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi Vincenzo e Paola, oggi la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui, davanti a Dio nostro Padre, decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. In questo giorno, per voi di festa, il Signore vi ascolti, mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca, esaudisca i desideri del vostro cuore e vi conservi nel suo amore. Tutti noi, cari fratelli e sorelle, siamo riconoscenti a Dio nostro Padre per essere diventati Suoi figli attraverso il sangue del Suo unico Figlio Gesù Cristo. E adesso facciamo memoria del battesimo, dal quale nasce per tutti noi l'impegno a vivere fedeli nell'amore. Alle mie invocazioni tutti risponderemo: noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. O Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Vincenzo e Paola la veste nuziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a Vincenzo e Paola un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore. Adesso tutti noi saremo aspersi con l'acqua benedetta in ricordo del battesimo e, ricevendo l'acqua, ci segneremo col segno della croce. Vincenzo e Paola, che oggi si uniscono davanti al tuo altare, e confermali nel reciproco amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro della Genesi, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo,
sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Sarà benedetto chi teme il Signore. Sarà benedetto chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle sue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene. Sarà benedetto chi teme il Signore. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Sarà benedetto chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Sarà benedetto chi teme il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandolo col lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli, come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la moglie sia rispettosa verso il marito. Parola di Dio. Prendiamo, grazie. Voi tralci, dice il Signore, chi rimane in me porta molto frutto. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete a miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Carissimi Vincenzo e Paola, questo giorno atteso, spostato, è arrivato, il giorno in cui voi volete realizzare questa famiglia, la volete costruire. Questo giorno è importante, carissimi, ed è importante che lo viviamo qui, nella casa del Signore, perché riconosciamo che quello che oggi accade non è solo opera vostra. Non è soltanto Vincenzo vuole tanto bene a Paola, Paola vuole tanto bene a Vincenzo, e allora gli facciamo un applauso che vanno a vivere insieme. Avremmo potuto farlo al municipio. Ma siamo qui, perché quello che accade oggi ha a che fare con Dio, ha fortemente a che fare con Dio. Non dobbiamo dimenticare che oggi, voi direte sì, ma il primo sì non lo dirà Vincenzo a Paolo e Paolo a Vincenzo, ma il primo sì lo direte insieme, voi due, al Signore. Sì, celebrare il sacramento del matrimonio significa proprio questo. Oggi siete venuti qua, davanti a Dio nostro Padre, a rispondere a una sua proposta. Il Signore oggi vi chiede, Vincenzo, Paolo, voi vi amate, volete con il vostro amore collaborare con me? E voi gli dite, Signore, noi vogliamo collaborare, ma in che modo possiamo collaborare? Noi siamo due picciottetti, ci vogliamo bene, ma non è che abbiamo tutta questa capacità di fare chissà che cosa. E il Signore vi dice, se voi accettate di unire il vostro amore al mio amore, allora potete fare grandi cose. Signore, ma che cosa vuoi che facciamo?
che siate sacramento. Oh, ma siamo venuti qua per cercare proprio questo. Sacramento. Sapete cosa significa sacramento? Che significa, Vince? Ah, Vince, Ole? Avanti, chi ci aiuta? Che significa la parola sacramento? Chi sa rispondere avrà doppia porzione dell'antipasto. Avanti. Sacramento, cos'è un sacramento? No, teologi che volete, perché rispondo. Teologi che rispondono no. Allora, sacramento è una cosa facile, carissimi, guardate. Una cosa di una semplicità enorme. Sacramento è una cosa visibile, è una cosa che si vede, che mi permette di toccare una cosa che non si vede. Qual è il più grande sacramento per noi cristiani? Qual è il santissimo sacramento per noi cristiani? L'Eucarestia. L'Eucarestia che tra poco celebreremo qui sull'altare. Noi, pensateci, vediamo pane e vino, eppure quando lo mettiamo in bocca noi sappiamo è la carne e il sangue del Signore. Io vedo una cosa visibile, ma io so che lì c'è una cosa invisibile che appartiene a Dio, la carne e il sangue di Gesù. E tra poco voi realizzerete proprio questo, questo il Signore vi chiede. Voi sarete visibilità dell'amore di Dio. Sarete non semplicemente, quando vi guarderemo, ecco qualcosa che vi chiede il Signore, quando vi guarderemo, noi non vogliamo vedere solo due ragazzi che si vogliono bene, ma due ragazzi che fanno vedere una scintilla dell'amore di Dio. Ma com'è l'amore di Dio? L'amore di Dio è scritto qua, è scritto nella croce di Gesù Cristo. Questo è l'amore, questo è il matrimonio. Dice il libro dell'Apocalisse, ora sono giunte le nozze dell'agnello. Qui è il momento in cui Gesù ha sposato la Chiesa, quando ha dato tutto se stesso per lei. Vincenzo, per sposarti, dalle quante attività sicco. Hai visto quanto hai faticato? È il dare la vita. Matrimonio, nozze, è dare tutto se stesso all'altro. Ma questo non è soltanto una parola bella di ora, non è solo la stanchezza dei giorni del matrimonio, ma tante volte sarete chiamati a dare la vita l'uno per l'altro. C'è una bellissima espressione che noi siciliani usiamo quando vogliamo esprimere tenerezza. Gli innamorati si dicono sangue mio. Ve lo dite voi sangue mio? E sangue mio è bellissimo, se lo capiamo nel suo significato più profondo. Sangue mio significa non che hai lo stesso sangue, perché voi due non avete lo stesso sangue, ma significa che per me vale la pena pure versare il sangue per te, che tu vali il mio sangue. E a me piace sempre pensare che Gesù, mentre moriva sulla croce, guardava pure quelli che lo avevano inchiodato alla croce e gli diceva sangue mio, magari in ebraico. Sangue mio, vale la pena versare il sangue per te. Ti amo così tanto che vale la pena anche soffrire per te. Ma capiamo cosa significa tutto questo donazione, sacrificio. Ecco, voi avete scelto delle pagine della scrittura che ce lo fanno capire. Nella prima lettura, il racconto della Genesi, che bello. Tutti noi sappiamo che è un racconto simbolico. Ma guardate cosa ci viene detto. Dio crea l'uomo. Dio mette davanti all'uomo tutte le creature. Tutte le cose. Perché l'uomo trovi un aiuto. Ma ci dice il libro della Genesi, l'uomo non trovò un aiuto che gli stesse di fronte, che gli corrispondesse. E questo Dio lo fa apposta. Nel racconto simbolico non c'è subito la donna, perché l'uomo ci deve arrivare alla donna. All'altro ci deve arrivare prima, devi accorgerti che tutte le altre cose possono essere bellissime, ma se non hai una persona che ti sta di fronte, a specchio, non sei felice. E soprattutto se ti hai sempre solitudine, finché non hai una persona che ti sta di fronte, a specchio. Ma attenti, com'è che viene fuori Eva? Da dove viene fuori Eva? Tutti lo sappiamo, avanti. Da dove viene Eva? Dalla costola di Adamo. Questo è importante, perché caro Vincenzo, come si suol dire, la donna costa una pidefigato. La donna ti costa una costola. È vero. Paola ti costa e ti costerà sempre una costola, ma anche Vincenzo a Paola costerà una costola. Cioè, per l'altro, ti devi scippare dei pezzi,
non dai semplicemente, l'altro non ti costa economicamente, ma l'altro avrà bisogno e tu gli doni i pezzi tuoi, e l'altro, darti all'altro comporterà anche sofferenza. Adamo perderà un pezzetto suo, e la vera Eva. Cioè, cari ragazzi, a volte la parola rinunzia nella nostra società sembra una cosa bruttissima. Io per fare questo devo rinunziare, se io sapevo che dovevo rinunziare, come se fosse una parola terribile. Eppure è una parola così bella. È una parola bella quando tu hai trovato qualcosa di importante. Se tu trovi una cosa importante, tutto il resto sei disposto a metterlo da parte. Nell'amore tante volte vengono chieste rinunzie. Ecco, i vostri genitori, quanti anni di matrimonio avete? Voi quanti ne avete? 34. Voi? 38. Ne avete fatte rinunzie da tutti questi anni di matrimonio? Ne avete fatte sì o no? No, loro dicono no, non avete fatto rinunzie. L'uno per l'altro non avete mai dovuto rinunziare a niente. Niente, come? Diciamo la verità. È chiaro che il matrimonio, l'amore chiede rinunzie. L'amore le chiede le rinunzie. Ma è lì il frutto. Gesù nel Vangelo ci ha detto che l'amore è capire che dobbiamo restare attaccati alla vita. Ma Dio ci vota, ci arrimunna, toglie dei pezzi che appesantiscono e non fanno portare frutto. L'amore è così. A volte il vostro amore si appesantirà, ragazzi. Si appesantirà di stanchezze, distrazioni, silenzi. Si appesantirà, ragazzi. Perché accade a tutti. E ci saranno momenti di tagliare qualcosa, di arremunnare, ci saranno momenti di rinunziare a qualcosa. Ricordate sempre, ecco, che quando arriva il momento di rinunziare a qualcosa per l'altro, non è un perdere occasioni, ma è uno scegliere l'amore come strada della mia vita, l'amore vero. Ancora, un'altra parola importante ci viene data dalla seconda lettura. Avete ascoltato bene voi la seconda lettura? Chi è che l'ha proclamata? Chi era che ha proclamato la seconda lettura? Alzi la mano chi l'ha letta. Nessuno l'ha letta. Ah, lei sì. Allora, avete sentito voi donne cosa si dice? Avete sentito cosa ha detto San Paolo? Se aveva avuto cose. Allora, Paolo ha detto, voi mogli, state sottomesse ai vostri mariti in tutto. Le mogli siete d'accordo? Che è d'accordo alzi la mano. E ce ne fosse una d'accordo, eh? Gli uomini siete d'accordo? Gli uomini, chi è d'accordo alzi la mano, gli uomini. O manco gli uomini alzi la mano, si scantano. Allora, peccato che nessuno è d'accordo, perché questa parola è importantissima. Vedete come a volte noi non accogliamo la parola di Dio perché non la capiamo. Perché lì ci viene detto una cosa importantissima. Voi mogli state sottomesse ai vostri mariti. Sembra che quella che ci va fregata lì è la moglie. Quanto mai ci va fregato il marito? Perché si dice, voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, fino a dare se stesso per lei. Vincenzo, a te è chiesto di salire sulla croce. Sottomessi. Sottomessi è una parola così brutta, eppure è una parola così importante nel matrimonio, che io vi chiedo di scrivervela, ragazzi, e di ricordarla. Tante volte ne abbiamo parlato anche ai nostri incontri. Sottomessi. Sottomettersi, noi non lo dobbiamo pensare come chi t'accalare sempre tu, ma significa un'altra cosa. Io lo penso sempre legato a un particolare di quando ero bambino, quando c'era la festa del paese e io ero stanco e mio padre mi metteva sopra le spalle. Non riuscivo più a camminare, mio padre mi metteva sulle spalle. Oppure c'era un cantante, qualcosa io non vedevo perché ero piccolino, e mio padre mi metteva sulle spalle per farmi vedere. Questo è il sottomettersi. Vincenzo, a volte Paola sarà stanca, a volte sarà lenta, a volte si lamenterà di ogni cosa, perché è stanca. Tu dovrai sottometterti a Paola, cioè ti dovrai mettere sotto di lei per aiutarla a camminare, la devi caricare sopra. Ma anche tu, Paola, a volte Vincenzo non saprà vedere avanti, si scoraggerà, si confonderà, problemi di qualsiasi tipo e sarà confuso. E tu te lo dovrai mettere sulle spalle per aiutarlo a vedere oltre, a sperare, ad avere fiducia. Sottomettersi, ragazzi, sottomettersi è importante. L'ultima parola la prendiamo dal Vangelo. Allora,
C'era un verbo nel Vangelo che è stato ripetuto 7 volte. Vediamo chi l'ha sentito. Avrà doppia razione della pasta. Un verbo che per 7 volte si è ripetuto. Io con la voce lo sottolineiamo. Vediamo. E ricominciamo la messa da capo. Allora. Gli sposi sono emozionati. Rimanere, rimanete nel mio amore, se rimanete in me, come il tralcio rimane nella vite, rimanere. È un verbo importantissimo. E sapete perché, ragazzi? E la festa di oggi ce lo ricorda, oggi ve lo ricordate cos'è oggi, vero? Oggi è la Vergine Maria addolorata. Noi quando pensiamo all'addolorata, pensiamo alla Madonna semplicemente che soffre perché sta morendo suo figlio. E ci dimentichiamo una cosa importante. E Maria è colei che rimane là, rimane, non se ne va, rimane. E questo è importantissimo, il verbo rimanere nel matrimonio, ragazzi, perché sapete, nel momento della difficoltà continuamente la tentazione è staccare, andarsene. E Vince, sai, quando ci saranno situazioni complicate a casa, quando Paola avrai 5 minuti, a te verrà la tentazione, amo, va a tuo pane, un pane che dura dure, no, staccare. Il verbo importante è rimanere. Sapete, mentre Gesù era appeso alla croce, mentre lui stava soffrendo, offriva la sua vita, sapete tutti cosa gli dicevano? Lo ricordate cosa gli dicevano tutti a Gesù? Bravo, scendi dalla croce, ma se sei figlio di Dio, ma se te la puoi risparmiare questa sofferenza, ma perché resti lì? Ma scendi dalla croce, anzi se scendi noi ti crederemo che hai il potere. Perché soffrire? Scendi dalla croce. No, dice, si rimane. Non si scende dalla croce. I vostri genitori, 38 e 34 anni, li hanno costruiti, non scendendo. Perché se scendi, non costruisci. È importante rimanere, ragazzi. Rimanere quando l'altro non è quello che vi aspettavo. Voi vi conoscete bene. Eppure ci saranno momenti in cui direte, oh, ma non è quello che io avevo conosciuto. Perché ognuno di noi cambia, non siamo mai uguali. Sapete, a volte per i matrimoni alcuni scrivono nel biglietto d'auguri questa frase, una bella frase, vi auguro che il vostro amore sia sempre come quello di oggi. Qualcuno di voi invitati gliel'ha scritto questo biglietto? Chi l'ha scritto alzi la mano. Avete scritto? Nessuno, bravi, avete fatto bene a non scriverlo. Perché non è una bella frase. Perché non si rimane come oggi, ragazzi. Bisogna crescere. E si cresce perché si cambia. Voi sarete diversi. E il vero amore è restare accanto quando l'altro non è come io me l'aspettavo, come io l'avevo pensato, come io lo vorrei. Quello è l'amore, ragazzi. Ecco, questi sono i verbi dell'amore che Gesù vi dice. Ma sono verbi che il mondo non conosce, e verbi che il mondo non vuole. Donare, rimanere, sottomettersi, sono verbi che al mondo non piacciono. Il mondo parla di un amore a breve scadenza, di un amore affinché dure fortuna. Gesù vi parla di questo, ragazzi, e voi oggi vi state sposando qua davanti all'altare, davanti al suo sacrificio. Tra poco Gesù ripeterà, come ogni celebrazione, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. È da lì che si impara l'amore, è da lì che si impara a donarsi, a sottomettersi, a rimanere, da quell'Eucaristia. E allora noi oggi preghiamo il Signore per voi, ragazzi. Il Signore fa la sua parte, voi fate la vostra. E la vostra non è essere supereroi, perché anche voi siete deboli, come ognuno di noi, tutti lo siamo, deboli e fragili. Tutti possiamo sbagliare nella vita, tutti possiamo a volte smarrirci, ma la cosa importante è avere la capacità di guardare qua, di guardare verso l'altare. Signore, salvami, come fece Pietro. Saper guardare l'Eucaristia è certezza di una cosa. Io sono rimasto attaccato alla sorgente dell'amore. Se anche sbaglio, là c'è la forza per ricominciare. Rimanete nel mio amore, dice Gesù. Non staccatevi mai da qua, ragazzi. Avrete sempre che fare. E cercheranno di distogliervi dall'Eucaristia. State attenti, è una trappola.
è una trappola per allontanarvi dalla sorgente dell'amore. Ma una brocca, per quanto è piena, se si distacca dalla sorgente, prima o poi si esaurisce. E l'amore umano è così, è bellissimo. Ma se non lo si alimenta, si svuota. E tu senti dire poi alle coppie, vabbè, l'amore è all'inizio, poi non è che ci si ama più. Perché si sono scordati di riempire la brocca. Si sono allontanati dalla sorgente. Restate qui, ragazzi. Non staccate mai il vostro sguardo all'altare del Signore Gesù, dove oggi vi state sposando. Beh, preghiamo a tutti insieme per voi, ragazzi. E ora saremo tutti in silenzio, perché vogliamo sentire dalla vostra bocca: io accolgo te con la grazia di Cristo. Vogliamo sentirlo questo miracolo. E siete pronti non a prendere, ma ad accogliere l'altro per tutta la vita. Per tutta la vita, ma non da soli, con la grazia di Cristo. Siamo qui e invochiamo il Signore per voi, ragazzi. Amen. Carissimi Vincenzo e Paola, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale perché vi amiate di amore fedele e inesauribile. Assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dello Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre, perché il nostro amore riceve il sigillo di consacrazione. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e sostenerci l'un l'altro, per tutti i giorni della vita. Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarci e a educarli secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi, perché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io Vincenzo accolgo te Paola come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. Io Paola accolgo te Vincenzo con la grazia di Cristo come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, la salute della malattia, e di amarti e onorarti tutto come la mia vita. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso unito da Medeva, confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Tutti diciamo amen. Signore, benedici questi anelli nuziali
gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Paola, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Amen. Senso, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Paola, voi avete detto che volete accogliervi l'un l'altro per tutta la vita e avete invocato la grazia di Cristo. Ora noi invocheremo la sua grazia, invocheremo l'aiuto dello Spirito Santo perché il vostro cammino sia forte. Questo segno del velo è il segno della promessa del Signore. Quando il popolo di Israele camminava nel deserto aveva paura, perché nel deserto i pericoli sono tanti. Come probabilmente avrete delle paure voi nel vostro cuore all'inizio di questo cammino. Allora il Signore Dio disse loro, fate una tenda quando vi fermate, sarà il segno che io abito e cammino con voi. Il Signore ve la fa questa promessa, ragazzi. Lui edificherà il tetto della vostra casa, lui abiterà con voi, camminerà con voi. E mentre invoco la benedizione del Signore su di voi, a me, si uniscono i vostri genitori. Coloro che sono stati strumento di Dio perché voi nasceste, loro che vi hanno guidato, accompagnato, che vi hanno raccolto quando siete caduti, che vi hanno aiutato a camminare. E oggi, cari genitori, loro formano una nuova famiglia, escono di casa. Però voi non avete finito. Guardate cosa state facendo adesso. Per i vostri figli state alzando le mani. E si stanca ad alzare le mani, eh? Andiamo ancora di stare così. Si stanca. Alzare le mani significa pregare. Noi alziamo le mani quando preghiamo il Padre. Voi pregando sosterrete il tetto della loro casa e aiuterete a camminare. Però attenti, cari genitori, in particolare dico a voi mamme. Guardate, questo è il tetto della loro casa. Voi lo tenete con le braccia alzate, però siete fuori. Non vi intricare mai di entrare a casa di questa famiglia. Mai. Perché quando i genitori si intricano, fanno danno. Non aiutano più il tetto. Ma sorreggeteli con la preghiera, a volte anche col silenzio. Ecco, ma la preghiera sarà importante per loro. E tutti noi, cari fratelli e sorelle, ci mettiamo in piedi e facciamo un momento di silenzio in cui ognuno di noi rivolge a Dio una preghiera per Vincenzo e Paola, perché il Signore Dio renda forte il loro amore. Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, donandoli l'uno all'altro come sostegno inseparabile, perché siano non più due, ma una sola carne. Così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità. O Dio, in un mistero così grande, hai consacrato l'unione degli sposi e hai reso il patto coniugale sacramento di Cristo e della Chiesa. O Dio, in te la donna e l'uomo si uniscono e la prima comunità umana, la famiglia,
riceve in dono quella benedizione che nulla poté cancellare, né il peccato originale, né le acque del diluvio. Guarda ora con bontà questi tuoi figli, che uniti nel vincolo del matrimonio chiedono l'aiuto della tua benedizione, e fondi su di loro la grazia dello Spirito Santo, perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori rimangano fedeli al patto coniugale. In questa tua figlia Paola dimori il dono dell'amore e della pace, e sappia imitare le donne sante lodate dalla Scrittura. Vincenzo, suo sposo, viva con lei in piena comunione, la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia, la onori come uguale nella dignità, la ami sempre con quell'amore con il quale Cristo ha amato la Chiesa. Ti preghiamo, Signore, affinché questi tuoi figli rimangano uniti nella fede e nell'osservanza dei comandamenti, fedeli a un solo amore, siano esemplari per integrità di vita, sostenuti dalla forza del Vangelo, diano a tutti buona testimonianza di Cristo, sia feconda la loro unione, diventino genitori saggi e forti, e insieme possano vedere i figli dei loro figli, e dopo una vita lunga e serena giungano alla beatitudine eterna del Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Con la grazia di Cristo, Vincenzo e Paola hanno costituito una nuova famiglia. Esprimiamo la nostra gioia con un applauso. Consapevoli del singolare dono di grazia e carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore di Vincenzo e Paola, chiediamo al Signore che essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Preghiamo tutti insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché Vincenzo e Paola, attraverso l'unione santa del matrimonio, possano godere della salute del corpo e della salvezza eterna, preghiamo. Perché il Signore benedica l'unione di questi sposi come santificò le nozze di Cana, preghiamo. Perché il Signore renda fecondo l'amore di questi sposi, conceda loro pace e sostegno, ed essi siano testimoni fedeli di vita cristiana, preghiamo. Perché lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la grazia del sacramento, preghiamo. E fondi, Signore, su Vincenzo e Paola lo spirito del tuo amore, perché diventino un cuor solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito, e ricolmati della tua benedizione, nulla li affligga. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni e le preghiere che ti presentiamo per Vincenzo e Paola uniti nel vincolo santo. Questo mistero che esprime la pienezza della tua carità custodisca per sempre il loro amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo, perché in Cristo, morto per la nostra redenzione e gloriosamente risorto, l'umanità diventi partecipe della tua vita immortale e coerede della gloria nei cieli. Nell'alleanza tra l'uomo e la donna ci hai dato l'immagine viva dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e nel sacramento nuziale riveli il mistero ineffabile del tuo amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. E ricordati, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di questi tuoi figli, Vincenzo e Paola, che in Cristo hanno costituito oggi una nuova famiglia, piccola Chiesa e sacramento del tuo amore, perché la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Oh.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la distribuzione della comunione, quanti vogliono e possono ricevere l'Eucaristia possono rimanere in piedi tenendo indossata la mascherina e igienizzando le mani. Saremo noi a passare in mezzo all'assemblea.
Signore, la grazia del sacramento nuziale cresca di giorno in giorno nella vita di questi sposi e l'Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto ci edifichi tutti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di dare la benedizione, ecco, diamo agli sposi la benedizione del Santo Padre che qualcuno dei vostri cari ha fatto arrivare per voi. Sua Santità Francesco, di cuore in parte l'implorata benedizione apostolica a Vincenzo Sciortino e Paola Lanza, in occasione del matrimonio, ed invoca sulla nascente famiglia continua effusione di grazie celesti per una costante crescita nella fede e nell'amore. Santuario della Madonna della Milicia, Altavilla Milicia, 15 settembre 2020. Adesso, al termine della celebrazione, invochiamo la benedizione del Signore su di voi, Vincenzo e Paola, sul cammino da fare, sulla mano del Signore da tenere, sulla fede da costruire, sulla famiglia cristiana che oggi avete cominciato a edificare. La benedizione del Signore su tutte le coppie qui presenti. L'altro giorno noi sacerdoti abbiamo partecipato alla ordinazione di nuovi sacerdoti. E ci dicevamo con un sacerdote, ogni volta che vado all'ordinazione ripenso e ricordo la bellezza del mio sacerdozio. E io penso che nessuno può partecipare a un matrimonio senza ricordare il proprio, senza sentire di poter dire grazie al Signore del proprio matrimonio, anche quando vive momenti di crisi, momenti di difficoltà o di incomprensione nella vita di coppia. Allora questa benedizione la senta ogni coppia di sposi per sé. E vorrei invitare tutte le coppie di sposi durante la benedizione a tenersi per la mano destra per invocare la benedizione del Signore sulla propria unione. Ecco, gli sposi, prendetevi tutti per la mano destra. Il Signore sia con voi. Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, benedica voi, i vostri parenti e amici. Amen. Cristo, che amò la sua Chiesa fino al dono supremo, e fonda nei vostri cuori il suo spirito di amore. Amen. Il Signore, che nella fede testimoniata e risorto, vi conceda di vivere nella gioiosa speranza della felicità senza fine. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Adesso tutti ci mettiamo seduti, rimangono in piedi gli sposi e i testimoni per la lettura e la firma dell'atto di matrimonio. Carissimi Vincenzo e Paola, avete celebrato il sacramento del matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me e ai testimoni. Oltre alla grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri canoni, il vostro matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. Vi do quindi lettura degli articoli del Codice Civile che voi siete tenuti a rispettare e osservare. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis. Oggi, 15 settembre 2020, alle ore 16, innanzi a me, sacerdote Filippo Custode, delegato dal parroco della parrocchia Madonna della Milicia in Altavilla Milicia, si sono presentati per contrarre tra loro il matrimonio, secondo le disposizioni del diritto canonico, i signori Sciortino Vincenzo e Lanza Paola, alla presenza dei testimoni, i signori Sciortino Rosaria, Durante Giovanni, Lanza Antonina e Lanza Annalisa. Ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche alla presenza dei suddetti testimoni e, avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito della Chiesa Cattolica. Dopo ho dato lettura agli sposi degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi. Ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro è destinato all'ufficio di Stato Civile del Comune di Altavilla Milicia per essere trascritto nei registri civili. Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti.
Con la firma dell'atto di matrimonio abbiamo concluso anche la parte civile del rito e ci congediamo augurando a Vincenzo e Paola di costruire con la grazia di Cristo una vera famiglia cristiana. Auguri!